Oggi sono in collegamento con il maestro Fulvio Creux, direttore di Bamba. Buongiorno, maestro. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto, grazie per aver accettato questo mio invito. Grazie anche a lei per averlo fatto e a chi ci ascolterà. L'ho disturbata proprio al tempo di Natale. E beh, del resto in questo periodo siamo abbastanza liberi, quindi è anche un sistema per essere magari utili agli altri che ci ascoltano. Tutto bene? Sì, tutto bene. Allora, maestro, in questa intervista appunto parleremo della sua carriera. Partiamo proprio dai tempi in cui lei ha scoperto la sua passione per il mondo della musica, cioè come ha avuto inizio tutto? A dire il vero, è iniziato in una maniera piuttosto curiosa e che nulla ha a che vedere con la musica. Dovete sapere che io abito, attualmente anche mi trovo proprio lì così, ma all'epoca abitavo in un paese della Valle d'Aosta di circa 3.500 abitanti che si chiama Pont-Saint-Martin, in italiano Ponte San Martino, dove c'era una banda musicale. All'epoca le bande musicali avevano ben poco a che fare quassù con quella che era la grande tradizione esistente al sud Italia con le bande da giro. Era una cosa diversa. Oggi le cose sono un po' cambiate, ma io adesso mi riferisco a quest'epoca. Comunque c'era la consuetudine di festeggiare il 22 novembre la patrona della musica, Santa Cecilia. Quindi si faceva la mattina, andava la banda a suonare a messa e poi faceva una sorta di pranzo conviviale tutti insieme. Io non ero andato a quel pranzo. Però c'era andato mio padre, il quale a un certo punto non tornava a casa. Allora mia madre mi ha detto: "Senti, vai un po' a cercare papà". E io sono andato e mi sono trovato nel bel mezzo di una festa, no? E allora mi sono detto: "Oh, che bello, se vado anch'io a suonare in banda, ho la possibilità anch'io di partecipare a tante feste". E E così quindi ho da lì è partito tutto. Esatto. E sotto l'aspetto del partecipare a tante feste non sono stato assolutamente deluso. Ma in sintesi, quali sono stati i suoi percorsi di studio poi, successivamente? Ecco, successivamente io ho iniziato appunto con il clarinetto, studiando nella scuola della banda, che era retta dal maestro Artemio Tabasso, che era anche un valido compositore. E successivamente, in quegli anni ancora stavo finendo le scuole medie, quando però mi sono iscritto al liceo, ho parallelamente iniziato a studiare, fra virgolette, in maniera seria musica, quindi non sono assolutamente un enfant prodige. Ho cominciato a studiare negli anni del liceo privatamente col maestro Ettore Dabbene di Torino, su consiglio del grande baritono Giuseppe Valdengo, il baritono dei Toscanini, che abitava vicino al paese mio e col quale mi frequentavo. E quindi così ho cominciato a studiare il pianoforte e poi successivamente la composizione. Ho fatto tutti gli esami previsti dal corsi di conservatorio all'epoca esistenti. E poi, finito il liceo, mi sono iscritto al conservatorio, alla classe di composizione del maestro Pinelli a Torino. Successivamente, dopo essermi diplomato in strumentazione per banda e musica corale, ho ultimato gli studi di composizione a Milano, studiando con Giacomo Manzoni e studiando anche direzione d'orchestra con Angelo Rosada. Ecco, questo per quanto riguarda gli studi. Ovviamente poi ho fatto anche tanti corsi, un tempo avevo questi corsi estivi, per esempio ho fatto il primo corso di direzione d'orchestra a Varallo-Sesia, poi sono stato anche a studiare a Vienna, al Conservatorio di Vienna, sono stato più di un mese e così a fare dei corsi di direzione d'orchestra con Charles Mackerras. E quindi questo è un po' il mio excursus. Poi sono, diciamo, venuto a contatto con il concorso alla banda della Guardia di Finanza, ma questo fa parte di un'altra storia che forse mi lega anche poi alla banda musicale. Ma lei prima di aver vinto il concorso nazionale, no? Per direttore della banda della Guardia di Finanza, che come abbiamo detto prima risale al 1982,
quindi solo qualche anno fa. Quali sono state le sue esperienze, sempre nel mondo bandistico, le esperienze che ha vissuto? Esatto, dopo che ho iniziato a studiare il clarinetto, sono entrato a far parte da banda suonando il clarinetto. Poi ho suonato per un certo periodo anche alla banda di Ivrea, che all'epoca era la miglior banda che c'era qui intorno. Addirittura ci tengo a raccontare questo particolare, che all'Olivetti, la famosa fabbrica, diciamo la famosa industria Olivetti, assumevano delle persone a lavorare, soprattutto mi ricordo del Fricornino, che venivano dal sud con il patto, diciamo non scritto, che andassero a suonare nella banda. Infatti, nella banda di Ivrea c'era un lavoratore dell'Olivetti che suonava il Fricornino, cosa curiosissima. Immaginatevi un poco se oggi alcune industrie assumessero delle persone con diciamo l'impegno che questi vadano anche a suonare nella locale banda. Sarebbe una cosa bellissima. Ma tornando a noi, all'età di 20 anni sono diventato direttore della banda di Pont-Saint-Martin, che diciamo era un po' una banda basata, com'è tutt'oggi, sull'amicizia, però ecco, i valori musicali erano un poco trascurati e senza aver cognizioni particolari sono riuscito ad alzarne il livello e a impostarla sulla giusta strada, tant'è che poi negli anni questa banda si è munita di una efficacissima scuola ed ha vinto numerosi concorsi nazionali, fra cui anche il concorso internazionale di Riva del Garda. Quindi è un complesso che oggi conta 80 elementi, dei quali almeno una quarantina di diplomati. Ecco, quindi queste sono state le mie esperienze nel mondo bandistico, prima poi di giungere al concorso nella banda da guardia di finanza. E poi si è dedicato anche all'attività didattica, ha diretto tante orchestre. Beh, all'epoca sì, anzitutto suonando il pianoforte, ho fatto numerosissimi concerti con il baritono Giuseppe Valdengo, come Sì. dicevo, baritono di Toscanini che si era trasferito qui vicino al paese mio. Poi ho diretto una orchestra che si chiamava Orchestra da Camera Eporediese di Ivrea, che era formata da validi studenti di conservatorio, da alcuni pensionati della RAI e da 6 o 7 ingegneri dell'Olivetti che suonavano benissimo il violino per diletto. E con questa orchestra abbiamo fatto numerosissimi concerti anche in sedi importanti a Torino. Queste, ecco, sono un po' le cose che hanno preceduto la mia esperienza con la banda da guardia di finanza. Ma tra le tante orchestre che ha diretto, e chiaramente lei mi dirà sicuramente che tutte le esperienze vengono ricordate con immenso piacere, no? Non esistono quelle più importanti e quelle meno importanti, sono tutte importanti, ma quella che le lascia proprio un ricordo immenso, particolare, qual è? Intendendo per orchestra anche le bande musicali o solo le orchestre sinfoniche? Entrambe, entrambe. Beh, oserei dire che il ricordo più particolare è ovviamente quello che mi lega alla banda dell'esercito, alla quale, essendo giunto, per così dire, nella pienezza della mia evoluzione artistica, ho potuto realizzare tante cose belle che sono state comunque il seguito di ciò che avevo fatto prima anche con la banda da guardia di finanza. Non è stata una cosa solamente legata all'attività burocratica oppure alla routine musicale, ma è stata anche una cosa molto ricca di iniziative creative, delle quali penso adesso parleremo nelle domande più specifiche poi. Sì, assolutamente. Appunto le chiedo un poco di riassumere, diciamo, l'esperienza che ha avuto dirigendo la banda musicale, appunto, della Guardia di Finanza e della banda musicale dell'Esercito, i momenti più belli, per esempio. Allora, partendo dalla banda della Guardia di Finanza alla quale sono arrivato per concorso, io giravo in Conservatorio a Milano, ho visto Depliant, ho detto ma proviamo a fare questo concorso e mai più avrei pensato, venendo da un paese della Val d'Aosta, di poter assurgere alla guida di un complesso così importante. E la banda della Finanza era da alcuni anni senza maestro.
e avevano fatto, mi pare, quello che ho fatto io, era il terzo concorso, non riuscivano a trovare nessuno che superasse le prove scritte e di direzione che erano previste. Quindi i primi tempi sono stati dedicati piuttosto alla ricostruzione del complesso, non tanto perché non ci fossero gli elementi, ma perché essendo stato senza una guida precisa per alcuni anni, era necessario ricostruire il suono, la qualità del suono. E per far quello ci ho messo, diciamo, un po' di tempo. Le stagioni migliori hanno cominciato a venire fuori dal 1986 in poi. Il 1986 è stato segnato da un concerto al Teatro alla Scala di Milano che aveva una particolarità. Succede talvolta che le bande musicali vadano a suonare, che so, al Teatro dell'Opera, al Teatro San Carlo, in questi teatri, però sovente utilizzano semplicemente il teatro. Non so se mi sto spiegando, cioè come se il teatro venisse affittato e suonano lì così. Invece, nel caso specifico, noi siamo stati invitati a suonare nella stagione della Scala, con tanto di manifesti fatti dal teatro alla Scala così. E quindi questo è stato un grande input anche per chi suonava per cercare di fare al meglio. In quegli anni ha particolare importanza il repertorio che praticavo e che soprattutto intorno agli anni 85-86 così era ancora molto basato sulle trascrizioni, non tanto trascrizioni di brani operistici, ma trascrizioni di brani sinfonici. Facciamo l'esempio il ciclo dei poemi sinfonici di Respighi, quindi di Roma, feste romane e così via, ma ho anche affrontato sempre nel campo della trascrizione brani più curiosi e meno eseguiti. Per esempio, ho ripescato delle musiche di Petrassi che erano state trascritte da D'Elia e le ho proposte. Ho fatto delle trascrizioni di brani di un compositore molto importante, tant'è che aveva appena eseguito un'opera alla Scala e noi l'anno dopo gliel'abbiamo suonata in una fantasia nella riduzione per banda che le maschere della Scala sono rimaste molto stupite di averla ascoltata. Poi, anche sempre nell'ambito di questi repertori, brani tipo La suite siciliana di Gino Marinuzzi, musiche sinfoniche tipo Il tema con variazioni di Don Lorenzo Perosi, quindi musiche di Zandonai, una sorta di repertorio che mirava a recuperare quegli autori importanti della scuola italiana che erano stati dimenticati nella produzione ufficiale dei teatri. A fianco a queste cose, ovviamente ho cominciato a sviluppare la musica originale per banda. La banda da finanza aveva avuto in questo un suo campione, che era il maestro Campano di Mirabella e Clano, Antonio D'Elia, che ha dato luogo a una grande produzione di musica per banda, non sufficientemente eseguita per un motivo molto semplice, che sono tutti brani molto molto difficili. Quindi di D'Elia ho proposto il concerto Turbine per clarinetto orchestra, la Fantasia militare italica, un grande lavoro sinfonico su temi di canti militari che però non è un canzoniere, cioè non ci sono solamente i temi così fatti, tanto, ma questi temi sono elaborati a un alto livello compositivo. Quindi D'Elia, poi ho eseguito anche il concerto per banda di Domenico, un'altra pagina molto importante. Quindi ho cominciato con la musica originale italiana. E poi piano piano sono passato a presentare la musica originale di autori stranieri di natura internazionale. E questo è stato il gradino. Prima italiani e poi di altre nazionalità. Esatto, questo è stato un po' il percorso. Per quanto riguarda gli autori di un'altra nazionalità, c'è da fare un discorso legato all'organico. La musica per banda italiana è legata all'organico che ci è stato tramandato da Alessandro Vessella, il mitico direttore della banda,
di Roma, che anche lui tra l'altro è campano perché sappiamo che era di, come si chiama? Adesso mi sfugge il nome. Paese della provincia di Caserta, insomma. Esatto, paese provincia di Caserta, esatto. Quindi, tra l'altro ho seguito anche musiche di Vessella, musiche originali sue. Ecco, però l'organico italiano era voltato, cioè, verso quello strumentale introdotto da Vessella. Le musiche per organico internazionale, quindi le musiche di autori stranieri, erano invece scritte per un diverso organico che noi comunemente chiamiamo di symphonic band, cioè di banda sinfonica, nel quale non ci sono tutti gli strumenti dell'organico vesselliano. Attenzione, questo non vuol dire che un organico è più buono o è meno buono dell'altro, perché tutto dipende come lo si usa, altrimenti se l'assenza di alcuni strumenti fosse di nocumento alla musica, significherebbe dire che Mozart è più brutto di Mahler, perché in Mozart non ci sono, che so, i tromboni, ci sono raramente. Quindi sono due cose diverse. E quindi, con le musiche di repertorio internazionale, ho cominciato a usare l'organico col quale erano scritte. In questo sono stato assolutamente, senza possibilità di smentita, il primo in Italia. Nel senso che molte bande civili già suonavano questa musica per symphonic band, però non avevano la possibilità di suonare la musica per organico vesselliano. Quindi io facevo, soprattutto negli ultimi 2 anni di concerti, facevo i concerti a volte divisi a metà, facendo vedere com'era l'organico in uso all'estero e com'era quello italiano, perché so la prima parte in una maniera, la seconda in un'altra. Cercando così, non dico di esserci riuscito, di fare di dare un significato anche didattico e culturale Certo, e non quindi solo importante, chiaramente. stare nell'ascolto. Ecco, Maestro, questo ascolti. Ah, prego, prego, prego. è un po' il sunto di quanto fatto con la Guardia di Finanza. Allora, per quanto riguarda invece le marce militari che lei ha composto, quella più famosa e apprezzata è il 4 maggio, la marcia d'ordinanza appunto dell'esercito italiano. Come nasce questa marcia? L'idea? Allora, questa marcia nasce in una maniera un po' curiosa, infatti molte persone si saranno dette: ma questa marcia assomiglia alla marcia del Tannhäuser, perché tutti sapete che il Tannhäuser fa po Sì. po 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 po
fa pam 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 pam. E effettivamente questa somiglianza è una cosa voluta, quindi ci tengo a precisarla. In origine questa marcia era dedicata al comandante della banda che si chiamava Pellegrini, era l'allora colonnello, poi generale Pellegrini. Quindi gli avevo dedicato questa marcia e l'avevo chiamata La Colonnella, intendendo appunto, non so se sa che c'è anche la cosiddetta bandiera colonnella, che è la bandiera che rappresenta il comandante del reggimento. Quindi ho fatto la marcia colonnella che rappresentava appunto il comandante, nel caso specifico, della banda. E quindi, siccome il colonnello si chiamava Pellegrini, avevo usato questo tema di Wagner, trasformandolo, in omaggio al suo nome, no? Il tema del Pellegrini che si era trasformato in una marcia. Un giorno, nel periodo proprio di Natale, ricevemmo la visita inaspettata del comandante in capo dell'esercito. Allora il comandante Pellegrini disse: "Ah, signor generale, le facciamo ascoltare la marcia che il maestro ha appena composto per me", e così via, tutto contento, gli ha fatto ascoltare quella marcia. Però diciamo, a me mi è andata bene e al colonnello gli è andata male, perché la marcia è piaciuta molto al generale Fraticelli, che in quegli anni era appunto il capo di Stato Maggiore dell'esercito, e l'ha voluta come marcia d'ordinanza dell'esercito. E quindi, siccome Quindi lei è onorato per questa cosa, chiaramente. gli è stato dato il titolo 4 maggio, perché il 4 maggio 1861 è l'anno nel quale
stato fondato l'esercito italiano. Prima c'era l'esercito dei vari stati preunitari che è stato unificato in quella data. Quindi la colonnella è diventata 4 maggio, che poi ha avuto quest'anno anche una sorta di rinverdimento per il fatto che noi siamo usciti dal primo lockdown proprio il 4 maggio. Quindi quel giorno tantissime bande l'hanno C'è suonata. un collegamento anche con questa situazione, allora. No, se Ma mi permetti, ecco, prego, prego. se mi permetti di continuare un attimino nelle caratteristiche di questa marcia, devo dire ancora due cose. Prima rimango Prego. su marcia. Ecco, la prima cosa è che musicalmente non è una marcia molto complessa, con delle armonie molto moderne, sono tutte armonie e passi dalla caratteristica tradizionale, dal linguaggio tradizionale. Però la sua caratteristica è che fa spesso uso del canone. Ora, come non so se sei musicista, se sei musicista, posso No, darti. studio chitarra da qualche mese, ma non è che è materia Allora, mia. il canone è una forma di composizione musicale nel quale un tema si sente prima e subito dopo si sente suonato o cantato da qualcun altro. Per esempio, Fra Martino, Campanaro, Fra Martino. Ecco, in questa maniera, questo è un canone. E allora, per chi non l'avesse mai notato, in questa marcia ci sono numerosi canoni, cioè sono temi che sono suonati a canone. La cosa ha un significato ben preciso, cioè che c'è il comandante che anticipa i suoi uomini e i suoi uomini che lo seguono. Quindi il significato di questi canoni è questo. È una guida, diciamo, una specie di guida. Esatto. Una cosa che ci tengo a precisare, perché molti ancora si confondono e pensano, per esempio, che la famosa parata d'eroi fosse una volta, o sia tuttora per qualcuno che non lo sa, la marcia d'ordinanza dell'esercito. Non so se parata d'eroi che fa pam, pa, 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 pam, pa, 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 che è stata marciata da generazioni di militari. In effetti non è mai stata marcia d'ordinanza dell'esercito, perché l'esercito fino all'epoca, al 4 maggio, non ha mai avuto una marcia d'ordinanza sua, per un motivo molto semplice, che mentre, che so, i carabinieri, se noi siamo ad Aosta, siamo a Palermo o siamo a Bari, i carabinieri sono ovunque carabinieri, cioè l'arma, il corpo di appartenenza è tutto lo stesso. L'esercito è molto frastagliato. Solo nell'ambito della fanteria abbiamo, che so, gli alpini, abbiamo i bersaglieri, abbiamo la fanteria normale, quindi ci sono vari corpi e ognuno di questi corpi aveva la sua marcia d'ordinanza. Per esempio, la cavalleria aveva il principe Eugenio, ma queste marce d'ordinanza erano rappresentative o del reparto o dell'arma, non dell'intera forza armata. Quindi 4 maggio è diventato rappresentativo di tutta la forza armata. E questo chiaramente le dà soddisfazione, ma tra le varie opere che ha composto, una a cui è particolarmente affezionato, esista? Allora, restando al campo della banda, che è quello che più mi caratterizza, le opere alle quali sono più affezionato sono due. Una dal carattere più fruibile, ma che ha una grande complessità costruttiva, che è la Rapsodia Valle d'Aosta, che si può ascoltare su YouTube. E che unisce in forma sinfonica vari temi popolari riuniti in quella che è diventata una composizione dal sapore classico, che però è tutta basata su temi popolari. L'altro brano è un brano, devo dire, in un certo senso abbastanza triste, che è scritto su lettere di condannati a morte della Resistenza italiana ed è intitolato In attesa dell'alba. Però anche quelle tristi possono essere belle, Esatto, perché comunque finisce con un messaggio di speranza. Quello è un no? Ecco. brano con la scrittura più contemporanea, mentre Valle d'Aosta è una scrittura di tipo tradizionale ottocentesca. Questa è una vera scrittura del Novecento con numerose dissonanze, utilizzo di frammenti che sarebbero definiti minimalisti, e così via. Sono due cose diverse alle quali sono molto affezionato. Poi,
Sempre nell'ambito delle mie composizioni esiste tutto un ciclo che mi distingue, non so se in positivo o in negativo, dagli altri compositori, e sono tutte quelle composizioni legate all'utilizzo, diciamo, colto della musica popolare rinascimentale italiana. Quindi ho fatto numerose fantasie, cito Echi di Trincea, cito Fremiti di Indipendenza, che utilizzano la musica popolare, i canti che so degli alpini, i canti dei bersaglieri o le canzoni tipo Addio, mia bella, addio, e le uniscono in composizioni che hanno la pretesa di poter essere usate non nella piazza, tanto per assecondare il gusto di chi ascolta la musica d'orecchio, ma anche nei teatri nei quali la gente si siede per ascoltare con attenzione ciò che viene eseguito. Tornando agli aspetti del direttore, è importante l'esperienza della banda dell'esercito, no? Che ha seguito quella della Guardia di Finanza. Andato via dalla finanza, sono stati alcuni anni a insegnare in conservatorio. E ho fatto una bellissima attività con bande civili, fra cui cito la Banda Accademia di Quarna. Uno dice: che cos'è la Banda Accademia di Quarna Sotto? Dice: che è questa cosa qua? Pensate che questo gruppo nel 1993 in Olanda ha vinto il più importante concorso bandistico che c'è a livello mondiale, il concorso di Kerkrade, col massimo punteggio ancora tutt'oggi conseguito da una banda italiana. Ha vinto il concorso in prima categoria, era diretta all'epoca dal bravissimo direttore, oggi direttore della banda di Locarno in Svizzera, Giorgio Coppi. Però quando hanno vinto questo concorso mondiale, ho avuto l'onore di essere invitato io a dirigere il concerto celebrativo che hanno fatto in Italia ed è stata una bellissima esperienza perché a volte non me ne voglia chi magari non è d'accordo con quello che dico. In queste bande civili si respira, per così dire, un'aria meno pesante e a volte anche una maggior voglia di fare musica. Ciò che in certi ambienti si riesce a ottenere con fatica, in altri si ottiene magari con minor fatica. Quindi ho diretto questo gruppo in quegli anni, poi ho fatto delle belle cose con la banda di Monterubiano e poi ho diretto in giro numerose bande in Italia e all'estero. Per quanto riguarda le bande d'Italia, l'esperienza molto positiva successiva a quella della Guardia di Finanza è stata con la banda dell'esercito. Che cosa ho fatto con la banda dell'esercito? Anzitutto, anche lì quando sono arrivato, la banda non era a pieno organico, quindi ho dovuto piano piano con i concorsi ricostruire l'organico. Però questo non mi ha tappato le ali, anzi mi ha suggerito nuove possibilità. Ricorderanno gli ascoltatori che prima ho detto che c'erano musiche in Italia scritte per un organico e all'estero scritte per un altro organico. Quindi, non avendo tutti gli elementi, che cosa ho fatto? Ho continuato a suonare quelle musiche che richiedevano un organico inferiore, ma questo non vuol dire che fossero pezzi stupidi, erano pezzi a volte molto molto più difficili degli altri. E quindi sono andato avanti e poi anche quando ho avuto tutta la banda a disposizione, ho continuato ad utilizzare l'organico della cosiddetta Symphonic Band, pur avendo a disposizione un organico di banda vesseliana. Molti si chiederanno il perché e allora ne approfitto qui per spiegare questo perché. Per un motivo molto semplice e pratico. Anzitutto già ho detto che gli elementi sono arrivati a poco a poco. Ora, siccome l'organico vesseliano comprende anche degli strumenti strani tipo il contrabbasso ad ancia, però non comprende i fagotti, allora cosa succedeva? Siccome chi suonava il contrabbasso ad ancia era diplomato in fagotto, io gli dicevo: ma senti, tu preferisci suonare il contrabbasso ad ancia o preferisci suonare il fagotto, che è uno strumento come si suona in tutto il mondo? Ovviamente tutti mi preferivano suonare il fagotto. Alla stessa maniera, a chi suonava la tromba in fa
Gli dicevo, preferisci suonare la tromba in fa o suonare la tromba normale in si bemolle che tutti suonano? E tutti facevano la normale scelta. Questo cosa mi ha permesso? Una premessa, la banda dell'esercito, sotto l'aspetto degli impegni istituzionali, ne aveva 10 volte di più rispetto alle altre bande. Tanto per spiegarmi meglio, se con la banda della finanza si faceva un servizio militare e si facevano 5 concerti, con la banda dell'esercito si facevano 10 concerti e 20 servizi militari. E quindi che attraverso questo sistema che cosa ho ottenuto? Siccome i servizi militari non va a suonare tutta la banda, ma se io devo suonare con tutta la banda di 100 persone, se ne vanno 30 non posso più provare. Io sono riuscito a distribuire gli elementi in maniera che io, anche se 30 elementi se ne andavano, riuscivo a fare delle prove proficue con quelli che rimanevano. Per cui, a differenza di altri gruppi che hanno suonato per 20 anni gli stessi repertori, noi a ogni concerto, tra l'altro, cambiavamo repertorio, spesso adattandolo anche a dove si andava a suonare, alle sale, alle piazze. E quindi questa mia scelta di utilizzare l'organico della cosiddetta Symphonic Band deriva soprattutto da una questione non tanto estetica quanto pratica. Sotto l'aspetto della questione pratica, aggiungo un'altra cosa e ricordiamoci che parliamo non di oggi che c'è la comodità del computer e quindi in poco si possono ricopiare le parti. Stiamo parlando del finire degli anni 1999-2000, così, laddove non c'era ancora tutta questa comodità a copiare sul computer. Bene. Le musiche, chiamiamole di scuola wesseliana, erano quasi tutte manoscritte. E quindi, se io dovevo provare uno di quei brani, non c'erano segni di riferimento, per cui se mi fermavo e dicevo ricominciamo da battuta 60, le persone 1, 2, 3, 4 devono contare fino a 60. Le musiche che si stampano oggi hanno i numeri indicati a ogni battuta, quindi se io dicevo cominciamo da battuta 48, in un secondo si poteva ricominciare senza perdere tempo. I Quindi, tempi sono cambiati oramai. esatto, quindi io ho scelto quell'organico proprio per motivi di praticità. E la cosa è stata interessante perché potrà piacere o potrà non piacere, ma la banda dell'esercito è diventata in quegli anni espressione di un qualche cosa che l'ha resa l'unico, e sottolineo l'unico vero complesso militare professionale italiano assimilabile alle migliori bande internazionali. Perché? Bisogna pensare, facciamo l'esempio del calcio. Se uno gioca a calcio in Italia, non è che dice noi abbiamo la tradizione del calcio e quindi quello che giochiamo noi è giusto e quello che giocano gli altri all'estero è sbagliato. Nel calcio, una buona squadra italiana si deve misurare con le stesse armi, con le stesse regole, con le squadre internazionali. Così, che piaccia o che non piaccia, si poteva dire con la banda dell'esercito in quegli anni. Non parlo degli anni attuali, non per mancanza di rispetto al bravissimo maestro Filippo Cangiamila che mi è succeduto alla guida della banda dell'esercito, ma perché non appena è arrivato è stato bloccato dal Covid, quindi non si sa ancora quale Troppo. strada intenderà a seguire. Quindi in quegli anni la banda dell'esercito ha rappresentato quello. E poi c'è un altro fatto importante. Se voi vedete la banda militare X adesso e la vedete fra 10 anni, la vedete fra 15 anni, voi vedete alla testa di questa banda sempre lo stesso direttore. Ora, con tutto rispetto, per bravo che sia questo direttore, diciamo che gli elementi che vengono definiti tondi, tipo le sfere di chi suona e che volgarmente si chiamano quelle, la rottura di. Esatto. Sapete, uno che suona per 20 anni sempre con lo stesso direttore, per bravo che sia, un po' se le fa rodere queste cose, no? Certo. Io, quando ho potuto, con il consenso dei comandi superiori, ho sempre invitato a dirigere altri direttori di banda,
soprattutto provenienti dall'estero, ma anche italiani tipo Daniele Carnevali, Angelo Bolciaghi, direttori validissimo, Marco Somadossi, così, che sono stati tutti direttori ospiti, almeno alle prove. Sono venuti a dirigere la banda numerosi studenti dei conservatori che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di fare la pratica della direzione di banda, e soprattutto per alcuni anni le università americane del Mississippi, dell'Illinois, tipo l'università dell'Illinois in Urbana-Champaign, università che ha visto almeno 20 premi Nobel fra i suoi studenti. Ecco, gli studenti di questa università sono venuti a fare dei corsi con la banda dell'esercito. Quindi abbiamo portato una parte nobile dell'Italia, la musica, direttamente in America, ma facendo venire da noi i direttori americani. Questo è un unico. Quindi, cioè, con questi direttori che sono venuti, anche chi suonava ha avuto modo, per quanto possibile, di svariarsi. E poi il dulcis in fundo fra questi direttori è stata la presenza di Riccardo Muti, che il 12 dicembre 2012 è venuto a dirigere un concerto con la banda dell'esercito, unico caso fra le bande militari italiane. Ho accennato prima all'esperienza degli studenti americani che venivano da noi, adesso va aggiunta quella mia di quando andavo in America, premesso che è una cosa che è nata prima che io fossi direttore della banda dell'esercito, quindi non è che io sono andato a dirigere in America perché ero direttore della banda dell'esercito, sono andato a dirigere in America perché ero Fulvio Creu. Questo ci tengo a precisarlo. È stata Perfetto. sempre un'esperienza bellissima, sia perché gli studenti delle università suonano a livello delle nostre bande professionali, sia perché è stato un insegnamento per la disciplina. Dovete pensare che fare un'ora di prove con una banda americana significa fare 58 minuti di lavoro, mentre da noi in Italia, se va bene, di minuti di lavoro se ne fanno 50, perché per il resto sono divagazioni varie. Quindi è stata sempre un'esperienza bellissima che è colmata quando ho diretto la banda del Pershing Hound, cosiddetta, al congresso dei direttori americano. Sono stato il primo direttore italiano ospite e ho diretto la banda dell'esercito americano, anche lì come Fulvio Creu, non come direttore della banda dell'esercito. Non era uno scambio culturale, uno scambio fra ministeri, era uno scambio di natura prettamente culturale. Allora, maestro, visto che ci troviamo chiaramente a tutti gli ascoltatori, auguriamo anche un buon 2021, sperando che sia migliore di quello che sta per terminare, perché purtroppo quest'anno, come sappiamo, è stato un anno molto difficile, tutti lo hanno affrontato con tante difficoltà, però è anche vero che attraverso le restrizioni siamo riusciti a capire i veri valori, per esempio, quante persone adesso vorrebbero ascoltare un concerto. Purtroppo non è possibile perché ci sono appunto delle regole da rispettare, quindi speriamo che anche il mondo della musica possa riprendere il più presto possibile. Io sono assolutamente fiducioso in questo senso perché, come ogni battaglia che si affronta, anche se la battaglia fosse persa, c'è il sistema per uscirne migliorati. L'importante è uscirne, e penso che i musicisti e il pubblico abbiano tratto sufficiente esperienza per uscirne migliorati, anche al di là di ogni speranza. Credo che sia proprio una cosa più che certa, più che una speranza. Allora la ringrazio ancora e le auguro un buon 2021. Grazie anche a lei e a tutti gli ascoltatori.